Salve a tutti. Il gioco che recensirò oggi per la rubrica Random Gameplay è un titolo piuttosto noto. 7 Days to Die. Chi già conosce e apprezza questo gioco si chiederà il motivo per cui ci abbia messo così tanto per recensirlo, visto che già da qualche mese, da quando è uscita la versione Alpha 9, ha le mappe generate casualmente. Beh, questo gioco in realtà lo conoscevo già da quando era la versione Alpha 1. Me l'aveva presentato all'epoca un mio amico che a sua volta lo aveva conosciuto da un video del capobastone. Sinceramente ci ho messo parecchio tempo prima di decidere di acquistarlo visto che mesi fa aveva un prezzo davvero proibitivo e sproporzionato a quello che era il titolo, oltre che numerosi bug. Fortunatamente però, i ragazzi di The Fan Pimps hanno riconosciuto i loro errori e hanno rilasciato finalmente una versione abbastanza sbadata e a un prezzo accessibile, ulteriormente scontato qualche weekend fa. La prima cosa che dovete fare appena entrate in partita è procurarvi subito tre oggetti. Un sasso, un'unità di erba e un bastoncino. Il sasso dovete poi craftarlo in una pietra lavorata e l'erba in fibre vegetali col menu di crafting che potete aprire premendo il tasto con la lettera E assieme all'inventario. Per craftare questi due oggetti vi basterà piazzare i loro precursori al centro della griglia di crafting. I sassi si possono raccogliere da terra, l'erba colpendo quest'ultima con i pugni e i bastoncini spaccando sempre a pugni i cespugli. Quando avete tutto, usate questi tre oggetti per farvi subito un'ascia di pietra. L'oggetto più versatile del gioco. Oltre a consentirvi di difendervi dagli zombie che infestano la mappa, vi permetterà anche di abbattere gli alberi, che non si possono tirar giù, a mani nude, di riparare le costruzioni e anche di scavare la terra. È l'oggetto meno efficace in tutti questi ambiti, ma costa pochissimo. Avrete capito già osservando tutte le funzioni che ha la semplice ascia in pietra, che questo gioco, seppur ancora in fase alfa, è ricchissimo di contenuti. Il titolo infatti unisce caratteristiche proprie di Minecraft, come appunto il crafting, il mining e il mondo generato casualmente, a quelle di un FPS e di un tower defense. La trama in tutto questo è semplicissima. Dopo il terzo conflitto mondiale la razza umana è in ginocchio e molte zone del mondo sono letalmente radioattive. Oltre a tutto questo, non si sa se per colpa delle radiazioni, un nuovo virus ha infettato animali e umani superstiti trasformandoli in zombie assetati di sangue che sembrano obbedire a un'intelligenza superiore. Il vostro obiettivo, come in molti altri survival, sarà ovviamente sopravvivere a questa apocalisse e scoprire cos'è successo. O almeno questo dice la wiki ufficiale del gioco. Una volta che avete l'ascia iniziate ad esplorare a fondo la mappa saccheggiando tutto ciò che trovate. A partire dai sacchi di immondizia fino alle case, con l'obiettivo di trovare il prima possibile altro cibo ed altra acqua. Continuate inoltre a raccogliere sassi, erba e bastoncini, oltre che i fiori gialli che trovate in giro e il cotone. Dopo vedremo a cosa serviranno queste due piante. Nell'angolo in basso a sinistra del vostro schermo trovate le barre della salute, della stamina, della fame e della sete. Se la barra della vita va a zero, perché qualcuno vi ha colpiti o perché avete le barre di fame e sete al minimo, morirete. La barra della stamina invece si riduce facendo azioni faticose, fra cui correre o usare l'ascia. Questa si ricaricherà spontaneamente col tempo e se va a zero non vi farà più correre e l'uso degli oggetti che richiedono stamina sarà inefficace. Ad esempio colpendo un oggetto o un nemico con l'ascia non gli farete danno. Il limite massimo di stamina che potete immagazzinare dipende dal livello della vostra barra della sete. Premendo il tasto M potrete vedere la mappa. Se giocate con un mondo casuale, come sto facendo ora io, questa si svelerà man mano con l'esplorazione. Se invece giocate con la mappa originaria del gioco questa sarà fin da subito tutta in chiaro. Uno dei motivi per cui ho deciso di fare questa recensione, vi sembrerà strano per un titolo così noto, è la mancanza di un gameplay o di una guida decente in italiano. Infatti di scritto dettagliato c'è solo la wiki ufficiale, che però non è tradotta nella nostra lingua, e i pochi gameplay italiani che YouTube mi ha proposto in questi giorni per farmi un'idea di come giocare, mi dispiace dirlo, fanno schifo. Quelli che ho visto finora sono fatti tutti da gente che per ore ed ore ha passato il tempo a correre in giro ammazzando gli zombie a pugni e senza spiegarmi nulla.
In uno di questi ci sono volute due o tre puntate solo per veder craftata l'ascia di prima ed abbattere qualche albero. Cosa che è avvenuta solo previo suggerimento di un fan dello youtuber in questione di cui non farò il nome. Io spero solo che sia YouTube che col suo sistema di gestione delle ricerche mi mostra solo sta merda, perché se i gamer italiani sono questi, c'è davvero da preoccuparsi. Spero quindi che questa videoguida che vi sto proponendo vi sia utile per capire come giocare un po' seriamente a questo gioco. In descrizione troverete come di consueto un indice degli argomenti cliccabile. Cliccando sul minuto scelto potrete così rivedere un determinato argomento senza impazzire a cercarlo per tutto il video, che credo non sarà breve. Un'altra arma che dovete craftare il prima possibile è la balestra. La balestra costa pochissimo, solo qualche bastoncino e due fibre vegetali. E con un colpo alla testa ammazza quasi qualunque zombie. Inoltre è un'arma silenziosa. Quindi, al contrario delle armi da fuoco che vedremo poi, non attirerà altri zombie verso di voi. Ha come svantaggio che è estremamente lenta in quanto spara un solo colpo per volta, ma se sarete precisi sarà un'arma poco sostituibile. Le frecce si craftano usando un bastoncino, una pietra levigata come quelle usate per l'ascia e una piuma ognuna. Le piume si trovano saccheggiando i nidi degli uccelli o l'immondizia che trovate in giro e non sono assolutamente rare. È importante avere sempre tanti sassi per poter fare tante frecce. La balestra inoltre vi permetterà di cacciare gli animali, evitandovi la morte per fame. Ricordatevi solo di caricarla premendo R prima di usarla. Questa operazione va fatta solo al primo utilizzo o quando usate l'arma se prima eravate senza frecce. Se c'è anche solo una freccia in inventario e l'arma viene usata, questa verrà caricata in automatico. La zona della città demolita è molto pericolosa. Qui, oltre a un maggior numero di zombie, troverete anche le api assassine e soprattutto i pericolosissimi cani. I cani e gli zombie spavnano di solito vicino alle case anche fuori da questa zona e spavnano in gruppo. Qui le case sono tante, quindi il rischio di venir fatti fuori è altissimo. L'unico modo per scappare da un cane infetto senza morire è correre, quindi date sempre un occhio alla stamina. E non pensate di affrontare facilmente un cane uscendone illesi, questi stronzetti infatti sono velocissimi e vi colpiranno quasi di sicuro. Per fare più danni con qualunque arma è sempre bene mirare alla testa. In genere, con 2-3 colpi di ascia di pietra in testa si ammazza uno zombie normale. Se invece incontrate gli zombie tripponi non andate per il sottile. Usate la loro testa come bersaglio per le frecce della vostra balestra e li ammazzerete con un colpo. Se usate l'ascia, opzione non consigliabile, invece ci metterete una decina di colpi. Questo vale anche per tutti gli zombie del bioma innevato, che sono forti quanto i tripponi degli altri biomi. Usando l'ascia è importante arretrare con tempismo per non farvi colpire dai pugni di contrattacco degli zombie. È inoltre importante evitare scontri inutili, ci sono cose peggiori di un pugno in faccia che si possono beccare sfidando uno zombie, dopo le vedremo. Se saccheggiando trovate degli abiti potrete equipaggiarveli. Per farlo, cliccate dentro l'inventario sulla scritta character, che in inglese vuol dire personaggio, e mettete il vostro abito nello slot apposito. Gli abiti aumentano i parametri del personaggio. Come avrete capito, andare a saccheggiare non è stata una grande idea, ma se voglio bere dell'acqua potabile devo bollire l'acqua torbida che c'è in giro con cui posso riempire le bottiglie vuote. Ho da poco bevuto l'unica bottiglia di acqua che avevo allo spawn, quindi devo trovare subito una pentola. E il posto migliore dove cercarla è proprio dentro le case. Un'altra cosa dissetante e dolce è il miele. Dai, vieni a spiaccicare la tua testa sulla mia ascia. Le api, finché sono da sole, non sono avversari forti. Dai loro cadaveri inoltre è possibile recuperare molto spesso un barattolo di miele. Il barattolo vuoto non verrà droppato al consumo del miele, al contrario di quanto avviene con le bottiglie d'acqua. Gli antidolorifici, che si trovano a volte anche nell'immondizia o addosso agli zombie, fanno recuperare lentamente un po' di vita se assunti. Ok cervo, voglio la tua carne. Oggi bistecche per pranzo. Saccheggiare oggetti o carcasse richiede del tempo.
State sempre attenti a non farvi colpire alle spalle mentre lo fate. Inoltre la carne nel vostro inventario attirerà maggiormente gli zombie verso di voi. Questo status lo potete vedere col simbolino del naso sopra le barre in basso a sinistra. Tutti gli alimenti non in scatola porteranno in varia misura questo status. Se berrete dell'acqua torbida spessissimo, vi beccherete una bella gastroenterite. L'unico modo per evitare ciò è bere acqua potabile, ma non ho ancora trovato una pentola. La gastroenterite vi farà perdere stamina più velocemente, è sicura o aspettando circa un'ora di tempo reale, oppure bevendo la tisana di verga d'oro, fatta coi fiori gialli che vi avevo detto di prendere prima. Dopo, quando avrò la pentola, vedremo come procurarcela. Se non vogliamo aggravare le nostre già precarie condizioni fisiche, sarà meglio mangiare la carne che abbiamo cacciato dopo averla cotta. Per cuocere la carne vi serve un fuoco da campo, del combustibile e dei bastoncini per abbrustolirla. Il fuoco da campo si crafta facilmente con dei semplici sassi e una volta posizionato non si può più rimuovere senza distruggerlo. Il combustibile più facile da ottenere fin da subito sono le assi di legno. Per ottenerle non dovrete fare altro che abbattere un albero e convertire i tronchi in assi mettendo questi ultimi al centro della griglia di crafting. La prima volta che craftate un oggetto dovrete sempre posizionare gli ingredienti a mano nella griglia. Le volte successive vi basterà invece cliccare sul nome dell'oggetto nel menu a sinistra. Tale menu è diviso per categorie ed ha anche un motore di ricerca interno. I nomi purtroppo sono tutti in inglese visto che il gioco non ha la localizzazione in italiano, ma vi basterà mettere nello spazio apposito anche solo parte del nome dell'oggetto che cercate e lui ve lo troverà velocemente. È importante in questo gioco saper usare velocemente il menu di crafting, uno zombie può sempre essere alle tue spalle. Sinceramente, io non avrei mantenuto la griglia di crafting di Minecraft, che ti obbliga ogni volta a consultare la wiki per sapere la ricetta visto che non è facile capire sempre quali sono gli ingredienti. Ma questo gioco prende molto spunto da Minecraft, ed eredita questo come anche altri, a mio parere, suoi difetti. Per usare il fuoco da campo basta posizionare il combustibile, il cibo da cuocere e il mezzo di cottura, in questo caso i bastoncini di legno, negli slot appositi e premere cook per iniziare la cottura. A destra troverete l'elenco dei piatti che potrete preparare con quel mezzo di cottura e gli ingredienti che avete in inventario. Sotto lo slot del combustibile troverete il tempo di durata del fuoco. Fate sempre in modo che sia simile a quello di cottura dei cibi che trovate sotto lo slot dei prodotti cotti. Finalmente una casa. Sono già le 5 del pomeriggio, ma se riesco a ripulirla dagli zombie, potrei usarla come rifugio per la notte. Per chi non lo sapesse già, in Seven Days to Die gli zombie di notte diventano velocissimi e fortissimi. È possibile stare anche all'aperto, e la prima notte io in un'altra partita ci sono riuscito, ma è estremamente rischioso. In questo gioco si può giocare sostanzialmente in due modi. O da nomade, o in maniera sedentaria. Giocando da nomade non farete altro che muovervi continuamente per tutta la mappa, cercando risorse tramite il saccheggio e un riparo diverso ad ogni notte. Giocando in maniera sedentaria dovrete invece costruirvi un riparo fortificato per difendervi dagli assalti dei non morti e, visto che il saccheggio dopo un po' non sarà più sufficiente per sopravvivere, darvi da bravi nerdoni al farming e al mining. Minecraft style per intenderci. Se non riusciste a trovare un riparo per la prima notte, la wiki del gioco consiglia di costruirsi un piccolo avamposto largo almeno 3 blocchi, con 4 colonne che lo tengono sopra il terreno e una scala a pioli per salirci sopra. L'ingresso va quindi poi chiuso con un blocco per impedire agli zombie di salire dalla scala. Se ammazzerete le orde sotto di voi, colpendole anche con la scialla testa, dovreste essere al sicuro, unica eccezione sono le api e gli zombie ragno che possono scalare muri. Un'altra cosa che dovete tenere in conto, oltre a salire in cima agli edifici per evitare gli attacchi, è che gli zombie possono tirarvi giù la casa con voi dentro pur di uccidervi. Gli edifici infatti, se non sono sorretti da muri e colonne di blocchi in questo gioco crollano. E gli zombie possono distruggerli i blocchi. È questo aspetto del gioco che rende Seven Days to Die un tower defense.
altrimenti potete anche andare a vivere sottoterra. Le basi sotterranee sono molto più semplici da difendere, ma è difficile rifornirle di cibo visto che le piante da farming sottoterra, senza la luce del sole, non possono crescere. E fare un tetto in vetro per permettere alla luce di passare non è una grande idea considerata la fragilità di tale materiale. Non sfidate mai uno zombie trippone a mani nude. Questo stronzo mi ha dato due status anomali molto pericolosi. Il sanguinamento vi farà perdere punti vita fino ad uccidervi. Per curarlo dovrete usare le bende. Una benda vi sarà data allo spawn. Se volete craftarne altre, trasformate due piantine di cotone in uno straccio col crafting, mettendone una al centro della griglia e l'altra subito sopra. Se metterete poi uno straccio al centro della griglia, potrete craftare una benda semplice, che ferma solo il sanguinamento. Le bende medicate, come quella che vi viene data allo spawn, invece ripristinano anche punti salute e si craftano usando una benda semplice e la crema di aloe. L'aloe è una pianta del bioma deserto che non vedremo in questo video. Per ottenere la crema di aloe servono una pianta di aloe e una bottiglia vuota. Perderete la bottiglia craftando questo oggetto. L'infezione invece in 7 giorni vi ammazza se non curata con gli antibiotici. Gli antibiotici sono difficilissimi da craftare in game perché richiedono un bicchiere da laboratorio da usare nel fuoco da campo assieme a del pane ammuffito. Quest'ultimo di solito si trova nell'immondizia, mentre il becker lo si trova di rado in qualche garage abbandonato o addosso alle infermiere zombie. Prima di ucciderti, l'infezione toglie stamina in modo simile alla gastroenterite, quindi ora il mio avatar sta ancora più di merda. Il libro che ho preso prima permette, come altri che si trovano esplorando, di imparare nuove ricette di crafting. Con questi libri spesso si impara a creare i pezzi delle armi da fuoco. Se li trovate usateli subito. Purtroppo in tutta la cucina di questa casa non c'è una pentola. Dovrò craftarmela domani mattina fondendo la ferraglia che ho trovato in giro. Ora invece mi conviene fortificare un minimo questo posto e andare nella soffitta. Meglio non accendere fuochi la notte, attirano gli zombie. Il primo materiale da costruzione utilizzabile sono i blocchi di legno. Per ottenerli craftate una intelaiatura di legno con la ricetta che vedete qui. Una volta che avete le assi in legno, i bastoncini li potete craftare mettendo le assi al centro della griglia. Potete usare anche i mobili per barricare un minimo gli ingressi. Per girare un oggetto durante il posizionamento premete il tasto sinistro del mouse. Col tasto destro invece lo piazzerete a terra. Usare mobili come barricata è anche un modo per rallentare l'avanzata degli zombie mentre saccheggiate un edificio. Coi bastoncini potrete inoltre craftare le punte di legno con la ricetta che sto usando ora. Queste sono una delle tante trappole disponibili nel gioco. Piazzerò le punte vicino alle scale per rallentare la salita degli zombie. Infine muriamo coi blocchi in legno l'ingresso al piano superiore, dove mi barricherò per la notte. Le intelaiature in legno si possono, una volta piazzate per errore, rimuovere premendo il tasto con la lettera E. Se invece volete rendere i blocchi resistenti, prendete l'ascia di pietra e trasformate le intelaiature in veri e propri blocchi premendo il tasto destro del mouse. L'operazione consumerà assi di legno dal vostro inventario. Potrete volendo rinforzare ulteriormente la struttura con altre assi o con della ferraglia se continuerete questa operazione a processo ultimato. Usando un tool di riparazione invece dell'ascia di pietra potete fare queste rinforzature più velocemente. Ora non resta che nascondersi e non fare rumore. Ultima cosa, il cibo cacciato è bene metterlo in una cassa in modo che gli zombie non ne sentano l'odore. Le casse si craftano con le assi di legno e la ricetta che vedete ora. Chinandovi premendo CTRL, inoltre diventerete meno visibili. È consigliabile usare questa opzione Stealth per nascondersi la notte e quando si saccheggia un edificio per evitare contatti indesiderati. Tenete conto che chinandovi ci metterete più tempo per saccheggiare. Uno dei difetti che questo gioco ha in comune con Minecraft è proprio la notte. Almeno per le prime notti, quando ancora gli attacchi sono quasi inesistenti, potete pure andare a fare altro mentre il gioco va avanti. Perché se farete qualunque cosa in game, farete rumore e verrete subito circondati, mentre se non farete nulla, vi annoierete a morte.
Questo però non vale alle difficoltà di gioco più elevate, dove gli zombie possono percepirvi anche attraverso i muri e lo stealth è molto meno utile. In ogni caso salterò a piè pari questa parte nel video. Piazzando a terra un vecchio letto o un sacco a pelo, resetterete il vostro punto di respawn. Rinascerete in loro corrispondenza, invece che in un punto a caso della mappa, quando morirete. La forgia per fondere i metalli si crafta avendo dei sassi e un tubo di ferro. Quest'ultimo lo si può trovare saccheggiando. Molto spesso ce n'è almeno uno dentro i condizionatori d'aria. Anche la forgia, come il fuoco da campo, non si può rimuovere una volta piazzata. Per fortuna, saccheggiando la casetta di fianco, il mattino successivo ho trovato degli antibiotici per curarmi l'infezione. Gli antibiotici, una volta assunti, oltre a curare rendono immuni dalle infezioni per una giornata di gioco. L'argilla è indispensabile per fondere i metalli, in quanto serve per fare gli stampi dei lingotti. Di solito la si trova lungo le pareti di terra verticali adiacenti all'acqua. Non per fare nomi, ma c'è uno youtuber che ci ha messo credo 4 o 5 puntate di gameplay di almeno mezz'ora l'una solo per trovare questo blocco. E io come un pirla me le sono viste quasi tutte per cercare di capire come usare la forgia. Spero con questo video di risolvere lo stesso dubbio ad altri giocatori in modo che possano evitarsi la trafila che ho dovuto passare io. Dato che ho murato l'ingresso al piano superiore, con questa trovata posso accedere facilmente alla mia nuova casa. Di notte poi mi basterà togliere le intelaiature in legno per evitare che gli zombie vengano a farmi visita. È sempre bene non murarsi mai completamente in casa, perché a spaccare i blocchi con l'ascia ci metterete ore di gioco. Per usare la forgia piazzate il combustibile, il metallo di scarto e lo stampo negli appositi slot. In questo caso mi servono dei lingotti di ferro per farmi la pentola e potabilizzare l'acqua. Il ferro di scarto lo si può trovare saccheggiando o spaccando gli elettrodomestici. Ne servono 6 unità per fare un lingotto di ferro. Se metterete meno ferro di 6 nella forgia e il fuoco si spegne perderete il ferro che non basta a fare un lingotto. Un'unità di ferro di scarto si può ottenere anche craftando una lattina vuota. Per fare la pentola, convertite il lingotto di ferro in ferro forgiato col crafting piazzandolo al centro della griglia. Quindi craftate la pentola con la ricetta che vedete ora. Nella casa di fianco avevo trovato del caffè. Cosa c'è di meglio del caffè al mattino? Per fare il caffè vi basterà cuocere con la pentola dell'acqua potabile insieme ai semi di questa pianta. Questa pianta si può, come altre, anche coltivare col farming che vedremo dopo. Bevendo il caffè riceverete un boost temporaneo di stamina. Per ottenere acqua potabile sarà sufficiente bollire nella pentola l'acqua torbida come mostrato. Ma la bevanda più dissetante in assoluto è la già citata tisana di verga d'oro, che fra l'altro cura anche la gastroenterite da acqua torbida. Per ottenerla bollite l'acqua potabile coi fiori di questa pianta raccoglibili in giro. La verga d'oro non è coltivabile. Con il passare dei giorni in gioco, le orde di zombie che attaccheranno la vostra casa saranno sempre più numerose e col tempo compariranno pure la notte. Nei primi giorni, come in questo caso, gli attacchi saranno solo di giorno e scappando potrete far despawnare tutti gli zombie. Dopo il primo giorno di gioco, esplorando potete trovare queste casse con un fumogeno rosso sopra. Mentre usavo la forgia prima si era sentito un rombo. Quel rombo era un aereo che ha paracadutato queste casse in giro per la mappa. Di solito ne lancia 3 al giorno verso mezzogiorno. Queste casse contengono cibo in scatola, medicine fra cui rari antibiotici, armi e manuali per imparare nuove ricette di crafting. Non si sa chi manda in questo luogo queste provviste, la razza umana ancora sopravvive da qualche parte. Dopo un attacco è sempre importante riparare la propria casa. Per riparare un blocco potete usare l'ascia di pietra o il tool di riparazione. Vi basterà premere il tasto destro del mouse sul blocco danneggiato per procedere. È anche importante fortificare il proprio insediamento murando le finestre, facendo doppi muri, piazzando trappole e porte rinforzate. Il menu di crafting è ricchissimo di questi oggetti. Murare le finestre è il modo migliore per impedire agli zombie di entrare, visto che queste consentono di avvistarvi anche da distante e sono facilmente rompibili.
Inoltre, illuminate gli interni con le torce così da non far spawnare zombie dentro la vostra casa. Per fare una torcia, mettete un bastoncino al centro della griglia di crafting e subito sopra un'unità di fibra vegetale o uno straccio. Ecco qui uno degli aerei che vi dicevo prima. Le porte di casa possono poi essere fortificate in modo simile ai blocchi di legno usando l'ascia di pietra, delle assi e della ferraglia. Inoltre sia le porte sia le casse possono essere protette nei server multiplayer. Tenendo premuto il tasto con la lettera E è possibile infatti bloccare o settare una password per aprire porte e casse. Tenete però conto che gli zombie potranno spaccare tutto comunque. Il multiplayer, che non tratterò in questo video già molto lungo, ha anche la possibilità di proteggere alcune aree di gioco dall'attacco degli altri giocatori mediante rari blocchi chiamati Keystone. Questi blocchi non hanno alcun effetto sugli zombie, ma rendono praticamente impossibile per altri giocatori spaccarvi la casa colpi d'ascia. Il raggio di uno di questi blocchi è 7x7. Nel climb possono poi essere dati dei permessi a giocatori amici in modo che possano liberamente costruire o distruggere al suo interno, in modo simile ai server factions di Minecraft. Il climb inoltre decade progressivamente nel tempo se il proprietario non lo visita almeno una volta ogni giorno di vita reale. Questo sistema di protezione mi sembra veramente ottimo. Garantisce un minimo, ma non eccessiva, sicurezza ai giocatori e permette anche di saccheggiare edifici ormai abbandonati. Potrei in effetti fare dei video anche di griefing sul multiplayer di questo gioco, potrebbero essere interessanti. Ditemi cosa ve ne pare nei commenti. Qui mi hanno attaccato poco prima dell'alba. Credo che di questo passo il prossimo attacco sarà notturno, meglio finire subito le fortificazioni. Ecco qua. Doppi muri, doppia porta e punte di legno tutto intorno. Mo voglio vedere se entrate. Bue, basta far casino che c'ho voglia di dormire. Tanto col cavolo che mettete piede qua dentro. Oh, il trippone è entrato. Tranquillo, ci sono altri pali di legno al piano di sotto perfetti per il tuo divietro. E se non bastassero, anche le frecce della mia balestra. Per fortuna le difese hanno retto. Sarà meglio però riparare tutto e rinforzare ancora. Adesso dovrebbe resistere alla prossima ondata. Sarà comunque meglio andare anche sottoterra a minare. Col ferro dovrei riuscire a fare trappole migliori, ed inoltre sottoterra di notte si è al sicuro. Per minare efficacemente la pietra serve un piccone. Ho fatto altro ferro spaccando alcuni elettrodomestici, e ora sono pronto. Per scavare una miniera, procedete in modo simile a come fate su Minecraft. Iniziate usando l'ascia per scavare un buco nel terreno scendendo in maniera diagonale. Poi, prima di iniziare a minare la pietra, col legno coprite l'ingresso con una casupola che va poi chiusa con una porta e circondata da trappole per impedire l'ingresso degli zombie. Scavando fate attenzione a non creare stanze troppo larghe senza lasciare colonne di supporto. Senza sostegno il tetto della miniera crollerà sopra di voi come avviene con le case. Il vantaggio di stare in miniera la notte è che gli zombie non possono vedervi. Minate quindi di notte e fate il resto di giorno. I minerali, come in Minecraft, si trovano a diverse profondità a seconda del tipo. Ferro e carbone si possono trovare anche poco sotto la superficie. La miniera deve essere inoltre abbastanza profonda perché gli zombie non vengano a farvi visita. Ricordatevi inoltre di portarvi sempre cibo ed acqua a sufficienza, sottoterra queste cose non ci sono, ed illuminare bene tutto con le torce per impedire agli zombie di spawnare. A proposito, solo la luce del sole rallenta gli zombie. Se questi vi raggiungono anche in pieno giorno, anche in zone illuminate solo da torce, questi saranno comunque fortissimi. Tenete comunque conto che le orde in superficie, se non vi trovano, sfasceranno tutto quello che gli capita a tiro. Quindi ricordatevi sempre di piazzare trappole attorno alla vostra base o potrete pure salutarla. Potete craftare delle strisce di metallo utilizzando dei tubi di ferro al centro della griglia di crafting. I tubi di ferro si ottengono dal ferro forgiato come mostrato. Le strisce di metallo sono poi utilizzabili per riparare gli attrezzi in ferro.
Un attrezzo al top delle condizioni fa meglio il suo lavoro e riparandolo consumerete meno ferro che ricostruendolo. Le armi da fuoco invece hanno un kit di riparazione apposta craftabile. Ora vedremo come craftare alcuni attrezzi in ferro di base. La zappa serve per il farming. L'ascia in ferro spacca più velocemente i blocchi in legno e ha una potenza d'attacco maggiore di quella in pietra, ma non consente di riparare o potenziare i blocchi. Infine la pala consente di scavare più velocemente la terra. Ora vedremo velocemente il farming. I semi delle piante si possono spesso craftare mettendo la relativa pianta al centro della griglia o si possono anche trovare saccheggiando. Abbattendo un albero otterrete anche i suoi semi. Per coltivare è sufficiente arare la terra usando la zappa e il tasto destro del mouse, poi potrete piantare i semi sempre col tasto destro sul terreno arato tenendoli in mano. Ricordate sempre di murare il raccolto o gli zombie lo distruggeranno. Inoltre, perché le piante crescano, la luce del sole deve irraggiare il campo. Non dovrebbe essere necessaria la presenza di acqua adiacente al raccolto. L'arma da fuoco più semplice di tutte è la pistola. Eccola in azione. Per craftare i proiettili vi serve la polvere da sparo, che si ricava con la ricetta che vedete qui impiegando un grumo di carbone e della polvere di nitrato di potassio. Questi due ingredienti si ricavano dal carbone e dal nitrato di potassio minati. I grumi di carbone sono anche un economico combustibile. Per forgiare i proiettili di piombo ai bossoli, così come i pezzi in molte altre armi, avrete bisogno di appositi stampi. Questo ad esempio serve per i bossoli. Per fare i proiettili serve il piombo, mentre per i bossoli il bronzo. Il piombo si può ricavare minando, il bronzo invece si può ricavare come rottami solo dal saccheggio di oggetti in bronzo. Anche i bossoli interi si trovano frequentemente saccheggiando. Una volta che avrete tutti i pezzi di un'arma la potrete craftare. I pezzi delle armi, così come le armi intere, si possono anche trovare saccheggiando le casseforti in giro per la mappa. Con questi fotogrammi concludo questo lungo video e vi do il solito arrivederci alla prossima. Usate l'indice in descrizione per trovare velocemente gli argomenti che vi interessano.